Alessio. Ciao Pino. Oggi è 22 gennaio, la 36ª divisione Texas. Ha iniziato a superare il primo grande ostacolo che ostacolava l'avanzata alleata verso il monastero. E tu hai portato qualcosa? Sì, che portato cosa? Qualcosa. Fammi vedere. Sì, vedi, incartato. Ah, devo fare attenzione qua, eh. Wow. È un bottone della divisa, della tenda da cappotto. Da cappotto. Dove l'hai trovato? Questo l'ho trovato di fronte alla casa del dottore. Senti, ma lo sento un po' leggero. Perché è in bacherite, quindi non ha midato, a parte l'occhietto. In bacherite. Quindi bene, dovrebbe essere bruciato. Questo probabilmente perché i soldati lo avevano lasciato bruciare insieme alla immondizia, alla spazzatura, ai resti. Allora, anche io ho portato qualcosa. Allora, questo intanto tieni tu, calma. Ho portato questo, tu sai che qui vengono tanti clienti e questo, scusa, hai ragione. Questa è la Texas. The Fighting 36th. È un libro originale che parla proprio della 36ª divisione Texas, dove dallo sbarco di Salerno al Volturno, ecco qua. Ora noi andiamo proprio in questa posizione, inquadrala bene, prima di arrivare a Sant'Angelo andremo in questa posizione, se il tempo ce lo permette, e Monte Cassino, Monte Cairo, l'attacco della 34esima è avvenuto a nord e l'attacco della 36esima da quest'altro lato. Ha provato quasi ad aggirare. Sì. Ok Alessio, siamo pronti? In più ci sarà una sorpresa. Incontreremo Giuseppe. Ah, Giuseppe. Giuseppe adesso ha 92 anni. All'epoca aveva la mia età. Bravo, hai detto la cosa giusta. Andiamo. In early September 1943, 170,000 Allied troops had stormed beaches in southern Italy and began to fight their way north. The Allies made rapid progress, advancing 250 miles in just 12 weeks. Ci siamo incamminati verso Sant'Angelo. Stiamo andando da Giuseppe, c'ha 92 anni. Se non sbaglio, 77 anni fa, quanti anni aveva? 17. L'età tua? Sì. E lui, subito dopo la guerra, non era a Cassino, andò via da Cassino, è tornato in questi posti e ha cominciato a ricordare ogni cosa. Io già gli ho parlato una volta. E quello che mi è rimasto, che mi ricordo bene, direi che è l'incoscienza. Ma non l'incoscienza, cioè è il fatto di non sapere quello che accadeva e non sapere misurare le reazioni a ciò che accadeva. Adesso, cioè dopo 77 anni è facile avere una razionalizzare su questo, e però è difficile proprio capire quell'incoscienza, cioè mettersi nei suoi panni e quindi magari giustificare tra virgolette quell'incoscienza e quindi capire i motivi per cui questo ragazzo con la famiglia, soprattutto la famiglia, decise di rimanere in mezzo alle bombe, in mezzo ai mortai, in mezzo ai proiettili, in mezzo alla guerra, perché non si era coscienti di quello che stava succedendo.
questa è la riflessione di oggi e rimane solo una riflessione in questo momento, non c'è una spiegazione, forse un domani faremo una ricerca, non lo so, metteremo insieme tante altre informazioni e forse ci diamo una spiegazione, ma non sappiamo ancora nemmeno noi perché siamo attirati da questo, sicuramente per la verità, per conoscere la verità, per sapere quello che è successo in questo posto che ci appartiene. Ci vediamo tra poco a casa di Giuseppe. 7 miles west of San Pietro lies the Liri Valley, strategically important because the road to Rome runs right through it. Blocking the Allies' path is a river called the Rapido. Dug in on the opposite side is a heavily armed German division. On January 20th, 1944, 6,000 US infantrymen mount an amphibious river assault. The two-day battle here ends with nearly 2,000 casualties, and one of the worst defeats for the US Army in the Second World War. So serious that a congressional inquiry is convened to look into what happened. Why did the assault across the Rapido end in a massacre? Minato le case prima che arrivassero gli americani e loro hanno retreggiata, se ne sono andato oltre il fiume, cioè là in Turchia, là hanno fatto la posizione di difesa, qua l'hanno abbandonata, sì. Perché qua non è che non la potevano fare, ma prima cosa c'era il fatto che la zona era tutta minata. Bastava mettere un piede fuori della strada, in mezzo alla terra, che saltava in aria. Tanto vero che morirono parecchie persone civili. Sì. Perché dopo che loro avevano minato i tedeschi, noi siamo rimasti tutti qua. E loro ci stava chi stava attento. Va bene, ci stanno quelli che, perché mi ricordo, da se che era il mese di... ottobre-novembre e c'era l'uomo a tubo. E loro, specialmente i ragazzi, andavano in mezzo alla terra a raccogliere l'uva, che ci sono andato pure io, però era un rischio. E qualcuno saltava in aria, che stavano in mine dappertutto. Noi, mi ricordo mio fratello Mario, che era più era grande, che fece la terra nostra, dove avevano messo le mine tedesche, giustamente avevano scavato, messo la mina sotto e poi coperto, però si vedeva che la terra era mossa. Lui, dove stava, diciamo, la terra mossa, che capiva che c'era la mina sotto, ci metteva un segnale. Quando arrivarono gli americani qua, che mi ricordo sempre, io tutte le mattine venivo qua, che era rimasta quella casa là, all'impieto. Il tetto era caduto, però le mura erano rimaste all'impieto e io venivo tutte le mattine qua. E la mattina ho trovato gli americani, soldati. Allora uno, loro stavano nelle, sapevano fatto le fossette, stavano messe dentro le fossette. Allora uno e io,
la terra mossa, dice, ma io mi avvicinai, come mi avvicinai uscivo da capo, mi metto a e poi so, dice, ma stai attento, mettiti sotto, qua spara. E domandavo a me dove stavano i tedeschi. Gente, guarda, che qua se ne sono andati. Loro si hanno fatto la costruzione al di là del fiume. E quindi qua state tranquilli. Mi ricordo che l'americana che sta qua, ricette, noi abbiamo le cavette dell'acqua vuote, dove la possiamo prendere? E senti, bisogna già giù, allora la sorgente, c'è cioè la sorgente a Pascia, no? Sì. Che tanto allora queste fontane non c'erano. Ma sotto ci sta il lavatoio. E va bene, c'era un lavatoio che avevano tutte le donne a lavare i panni. E là c'era la sorgente che veniva anche a prendere l'acqua per bere, perché l'acqua è tutta, lì c'è stava allora. E mi ricordo mia madre con la cosa teneva le cannate e goccia, io la bacio, la riempivo e la portavo. La mettevano un posto, e quando volavamo bere, pigliavamo l'acqua e bevamo, perché l'acqua non c'esteva niente. E quindi praticamente quando sono arrivate le americane, e ve ne trovano l'acqua perché le borracce si erano svuotate. E che facevano? Dicevano, bisogna scendere a basso. E loro dicevano, soldati qui, dicevano, vuoi andare a riempire questa borraccia d'acqua? E dicevano, perché no? Nello stesso tempo venne tornato 4-5 soldati con le borracce a mano. Praticamente pigliai quasi 10 borracce, le attaccai tutte assieme, perché le tenevano un coso che si avvitava con la catenina, no? Mettai tutte queste catenine assieme, mi mettete una metà di dietro, una metà davanti, ancora la spalla e l'andai a riempire la bascia e ci portavo. Ogni soldato è chiesto chi mi aveva il cioccolato, insomma tutta la roba che teneva. E mi riempettero le tasche, anzi mi ricordo che il soldato è chi lì teneva un calzoncino così a mezza coscia e una maglietta. Il soldato è chi mi ha detto l'impermeabile su, mi ha detto un buono. E le tasche mi riempette caramelle, cioccolato, tutta la roba che se ne è. E allora poi mi portai a casa, mi portai a mia madre, che poi c'era mia sorella pure, che era piccola, teneva 6 anni, quindi mangiando stera. E allora io tutte le mattine mi alzavo e venivo qua. E mi ricordo sempre, qua era tutta macerie, no? Ci mettiamo un punto più alto con le macerie, con gli americani, con questi soldati, che io da qua insegnavo verso giù più o meno dove loro tenevano le postazioni, dove si avevano fortificate. E mentre stavamo ragionando così, non arriva una raffica di mitragliatrice. Se meno male, ma si fermava proprio sotto i piedi. Proprio andando a me, perché stavo lì in piedi così che io insegnavo dove stavano i tedeschi, dove tenevano le postazioni. Chi secondo me mi avevano visto col binocolo, e comunque, mentre che io insegnavo a questi soldati più o meno dove potevano stare questi tedeschi, arriva la raffica di mitragliatrice che mi fermava proprio sotto i piedi, se che lì alzavano andato poco qua, non ci stava più qua, tanti auguri.
Ciao.